Buon pomeriggio e ben ritrovati con Terzo Tempo. Quest'oggi dovremmo dire buonasera perché ci troviamo nella splendida cornice della cantina Fratelli Farina, dove questa sera incontreremo molti ospiti, primo fra tutti l'allenatore della nazionale italiana Mallet. A fare gli onori di casa questo pomeriggio abbiamo Lavinia che ci spiegherà come mai la cantina Fratelli Farina ha deciso di appoggiare il rugby. La cantina Farina ha deciso di fare da sponsor alla squadra del rugby per un semplice motivo. Noi siamo nel cuore della Valpolicella, zona conosciuta in tutto il mondo per dei prestigiosi vini come l'Amarone, il Reciotto, il Deripasso e il Valpolicella, e abbiamo deciso di credere in una squadra altrettanto importante che potrà diventare prestigiosa come il Valpolicella Rugby, che tutti sappiamo che è in Serie A. A maggior ragione il titolare della cantina Farina, Claudio Farina, ha un bambino e crede appunto nel rugby a partire dai più piccoli come comunque uno sport assolutamente volto allo spirito di squadra. Infatti c'è un detto che si dice che nel rugby una persona da sola non fa niente, ma una squadra può fare tutto. Questo un po' corrisponde anche al mondo del vino. Quindi noi concludiamo pensando che come nel rugby c'è il terzo tempo, così potremmo essere noi un buon finale di terzo tempo con un buon brindisi, con un buon bicchiere di Valpolicella, ovviamente. Marone. È arrivato come al solito il momento di parlare con il nostro coach che ci racconterà anche questa sera qualcosa di particolare sul rugby. Prima di tutto vorremmo sapere com'è un po' questo spirito del rugby che tutti ci invidiano. Ma è una cosa molto speciale sicuramente, perché uno che comincia a giocare il rugby entra non solo in uno sport, ma anche in una famiglia. Rugby è giocato in più di 100 paesi nel mondo e siamo anche, diciamo, fratelli. C'è una fraternità, c'è un club virtuale. Quindi uno che si trova in un posto anche fuori casa va nel club più vicino e è accettato come un amico. Questo viene visto anche... quando ci sono le partite, come a Verona, quando ho giocato, no? Italia contro l'Argentina, non erano divisi i tifosi, erano insieme, sono amici. Va bene, io tengo una squadra, tu tieni la tua, però c'è una certa correttezza e siamo tutti rugbisti alla fine, no? Quindi si entra in questa grande, diciamo, grande famiglia. Allora mister, lei e i suoi ragazzi siete riusciti a portare al Bentegodi tantissime persone e a portare soprattutto il rugby nel cuore degli sportivi. Un piccolo bilancio di questo periodo. Sì, ma sono molto contento sempre con la squadra perché in Italia non c'è tanti giocatori e quando abbiamo le partite contro le squadre come Australia, che sono secondo mondiale, abbiamo fatto una partita bravissimi, secondo me, contro loro ha perso 32-14, ma loro hanno messo solo 2 mete e contro Francia hanno messo 7 mete. Allora l'Italia può essere molto orgoglioso di questa squadra dopo le due risultati. Abbiamo vinto contro Fiji e tutti hanno detto è normale, ma non è normale perché Fiji hanno fatto già un quarto finale di Coppa del Mondo, hanno pareggiato contro Galles settimana prima e hanno perso da poco contro Sudafrica in 2007 in campionato in Coppa del Mondo. Allora questa vittoria è una vittoria importante per la nazionale. Sono molto contento con i giocatori, sono bravi. Hanno cresciuto tanto, credo, dopo gli ultimi 2 anni e mia staff, io ho un staff fantastico, no? Veramente contento e soprattutto contento con i tifosi che sono sempre, sempre, sempre vicino alla squadra. Abbiamo avuto 80.000 l'anno scorso contro New Zealand, 35 contro Argentina, 30.000 contro Sudafrica, contro Australia e 20.000 a Modena quando abbiamo vinto contro Fiji. Sempre in Italia c'è la gente che piace le nazionali di rugby, che dà un sostegno a questa squadra e sono bravissimi. Qui in Valpolicella c'è una squadra che gioca in Serie A di ragazzi. Lei può dare un consiglio a questi ragazzi, ma anche ai bambini che si apprestano a giocare a rugby? No, ma è un sport fantastico, è un sport tra chi porta tutti i valori importanti per la vita, generosità, coraggio,
sport di squadra, pensa a un'altra persona, non devi pensare a te stesso. Un'amicizia dopo una partita tra avversario, non solo dentro la squadra ma anche con l'avversario, il rispetto dell'altra persona, è un sport fantastico e secondo me tutti i maschi devono giocare il rugby perché porta questo valore. Non è importante se un giocatore è a livello internazionale, è importante che un giocatore giovane giochi con gli amici. Io ho visto le partite di meno di 9 anni, meno di 10 anni, quando la squadra ha vinto, ho visto i giocatori contento come se loro hanno vinto una Coppa del Mondo. È un piacere di fare qualcosa di difficile insieme e portare alla fine in vittoria. È un sport fantastico. Gioco rugby più di tutti gli altri sport. Non avevo pensato. Venire dopo Mallet, insomma, non è da tutti i giorni. Lui ci ha dato un consiglio per quanto riguarda giocare al rugby. Invece tu puoi darci dal punto di vista così della preparazione atletica. Giocare a rugby in generale vuol dire fare molta fatica. Però è una fatica che ripaghi con la prestazione. Perché comunque è una fatica che dà soddisfazione. Giocare a rugby è bello proprio perché la fatica fa parte della preparazione atletica e con i miei ragazzi insomma ho visto che ha preso molto questa cosa e stiamo lavorando su questo e ci ha ripagato perché i risultati stanno dalla nostra parte, anche se insomma ovviamente essendo neofiti della prima della Serie A insomma stiamo pagando un po' l'esperienza, però a livello di preparazione atletica devo dire che siamo alla pari di molte squadre. Allora mister, possiamo già fare un bilancio di questa prima parte della stagione, come prima esperienza in Serie A, insomma, può dirsi soddisfatto? Diciamo che prima di queste ultime due partite ero abbastanza soddisfatto, adesso diciamo che siamo lì a metà classifica, siamo a pari punti con altre tre realtà rugbistiche che hanno più esperienza di noi, però diciamo che il bilancio per adesso è positivo. Obiettivi per la seconda parte della stagione? Salvarci. Terzo tempo è giunto anche quest'oggi alla fine, abbiamo avuto un personaggio importante, il CT della nazionale Mallet, abbiamo parlato anche con l'allenatore della prima squadra e poi naturalmente ci sono stati i consigli di Neil. L'appuntamento è per la prossima settimana, grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.